Ok, l'intervista con Walter Niedermayer. Ho voluto iniziare con gli inizi. Scusa per i treni, ci sono treni a Venezia, c'è l'opera di François, dunque ci sarà questo treno talvolta. Ho voluto domandare come tutto ha iniziato, se lei ha avuto una epifania, con la fotografia e come è arrivato alla fotografia. Io sono arrivato alla fotografia come autodidatta, ho fatto tutti altri lavori, ho lavorato alla Siemens in Germania nella hardware dei computer molti anni fa, nel 77, e da lì ho iniziato a interessarmi per la fotografia come mezzo. E chi sono state le influenze, i suoi eroi, i maestri che l'hanno influenzato? Ma dovrei dire molti nomi perché, ma uno dei nomi delle persone che ho conosciuto anche bene sono Louis Boltz, per esempio, Stephen Shore, Michael Schmidt, ma direi principalmente mi ha interessato Louis Boltz molto. E che cosa hai imparato di nei nomi? Mi ha impressionato il suo atteggiamento, il suo modo di pensare. Penso che poi io abbia fatto tutta un'altra via, un altro modo di lavoro. Comunque mi è interessato soprattutto per il suo modo di intendere, di lavorare con il mezzo fotografico. I suoi primi lavori che io ho visto, che sono stati in mostre internazionali, sono i lavori con gli Alpi, sugli Alpi, e questo è molto legato anche a questo tema di seggi, ma noi che è legato almeno eventualmente all'idea dell'uomo nell'architettura, però nel paesaggio. Come è nato questa serie delle fotografie degli Alpi? Penso che sia stato abbastanza per me ovvio perché vivendo a Bolzano in mezzo alle montagne che ho conosciuto in un certo modo da bambino o da ragazzo quando sono andato in montagna e poi ritornando 10-15 anni dopo da Monaco. Scoprendo tutto un altro mondo alpino che è cambiato con il turismo. Il paesaggio è stato ristrutturato, come si può dire, è stato cambiato in un modo molto veloce da quando io sono stato un ragazzo di 12 anni. E lei mi ha detto una volta che sempre anche cammina, non è che va con mezzi, trasporti accelerati, ma cammina montagne, come diceva Segantini, non voglio vedere le mie montagne, lui andava sempre più alto. Può parlare un po' di questo aspetto anche di camminare? E l'aspetto anche che mi interessa è infatti l'idea della navigazione, perché questa cammina è una navigazione orizzontale e verticale nel stesso tempo, no? Le due. Sì, infatti in montagna quando si cammina si ha sempre la verticale e la orizzontale, anche visuale per fotografare. Il camminare per me è anche un modo di capire la mia posizione in confronto al paesaggio che sto inquadrando con la fotografia poi. Camminando si capisce meglio lo spazio in quale ci si trova. È un modo forse anche performativo di capire cosa sta succedendo nel paesaggio. C'è in Italia una, diciamo, lunga tradizione di fotografie legate anche all'architettura, se pensiamo a Luigi Ghirri, al Viaggio in Italia, e
e tanti altri, Gabriele Basilico, Iodice, c'è molti legami, no, fra arte e architettura. Come con lei questo, partendo dai paesaggi, come è entrato nell'architettura e come è arrivato l'architettura nel suo lavoro? Ma abbastanza semplice, avendo diversi amici architetti, mi sono già dall'inizio sempre interessato anche di architettura, di temi con lo spazio, che mi interessavano già da sempre. Così ho, poi in definitiva, muovendomi nel spazio aperto, è una definizione poi, cos'è lo spazio?